Beh, le prime impressioni ho avuto proprio, mi hanno accolto alla grande, proprio ci sono stati festeggiamenti, hanno tedesco, pure hanno fatto fuochi d'artificio, quindi vuol dire che un segno, credo che l'abbiano stato bene. C'erano dei problemi perché l'ex presidente Salvatore ha avuto dei problemi un po' di salute, quindi per un mesetto è stato un po'. Mi pare che si è fatto pure qualche giorno di ospedale, però è stato tutto bene, bene, bene. Quindi, proprio mi pare il 31 che abbiamo fatto tutto il notaio. Lui rimane sempre un po' in quote, però è un'altra quota più, ce l'abbiamo, ce l'ho io direttamente. Poi, quasi sono 8-9 imprenditori di notaresco, pure le altre persone, non imprenditori, che fanno parte della società. Beh, la squadra mi è piaciuta perché sia il mister Di Padre che il direttore generale hanno voluto fare una squadra giovane, proprio l'idea che avevo io da tanto tempo, sia una squadra giovane che con qualche elemento un po' di esperienza calcistica da un po' di anni. Giovanni ha fatto pure una bella esperienza, ho visto, per me, sai che è la prima esperienza, prenderò sicuramente delle cose di Giovanni, ma io ho fatto anche esperienza con Campitelli dove prenderò qualcos'altro di Campitelli. Esatto, L'insieme di tutti esattamente. e due credo che me la caverò, però l'importante è che c'ho l'appoggio di tutti i tifosi che me l'hanno dimostrato in tutti i sensi, quindi sono contento per questo. Sono contento perché c'è la dirigenza proprio, quest'anno è proprio attiva, infatti è l'unica volta che si fanno riunioni quasi settimanali con tutti quanti proponiamo le varie cose da fare e poi alla maggioranza accettiamo quasi tutto. Beh, io mi auguro bene, l'unico problema è che, sai, abbiamo cominciato un bel ritardo, però ho visto proprio l'impegno dei ragazzi, proprio l'impegno dei ragazzi, l'impegno del mister, proprio inaspettato, e del direttore generale che so che comincia alle 8 della mattina e finisce la sera tardi, perché a me mi chiama alla notte, verso le 11 mezzanotte, c'è Alfredo Natale che mi chiama sempre. Quindi, speriamo che la prima si va bene, bene, bene.